La CGIL di Chieti ha celebrato i 100 anni della sua fondazione con una tavola rotonda che si è svolta presso la sala convegni della Camera di Commercio di Chieti Pescara e a cui ha preso parte anche il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Nel corso dell'evento un riconoscimento è stato assegnato a Gabriele Torrese, figlio di Guido Torrese, fondatore della Camera del Lavoro della CGIL Teatina nel 1919. La ricorrenza è stata anche un'occasione per riflettere sulle attuali tematiche del lavoro e sulle sfide future del sindacato. Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL. La Camera del Lavoro in questi 100 anni sono state importanti per l'emancipazione dei lavoratori, per lo sviluppo e per fare sì appunto che i lavoratori contassero nella politica di questo territorio. Oggi le Camere del Lavoro e la CGIL devono continuare a stare nei posti di lavoro e quindi a cercare di costruire una politica che riguarda le politiche del lavoro, ma anche le politiche che diminuiscono le disuguaglianze, che sono il grande problema del Paese. Pensiamo al diritto alla salute, al diritto all'istruzione, pensiamo alla povertà. Ma in questo territorio oggi è importante occuparsi di lavoro e di sviluppo. C'è la ferrovia che è assolutamente vetusta, il 18% delle ferrovie abruzzesi sono a binario unico, bisogna dragare i porti per creare lo sviluppo, bisogna costruire dei corridoi trasversali Tirreno-Adriatico, quindi la CGIL deve avere un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questo territorio e per creare occupazione e lavoro. Germano Di Laudo, segretario provinciale della CGIL di Chieti. In questi 100 anni le battaglie che da parte del movimento sindacale, ma soprattutto da parte delle popolazioni di questo territorio, hanno portato ad avere uno sviluppo che oggi abbiamo nella nostra regione e soprattutto nella nostra provincia. La nostra provincia che ha creato un mix importantissimo per quanto riguarda l'industria, per quanto riguarda l'agricoltura di qualità, per quanto riguarda l'agroalimentare, il turismo, la regione dei parchi. Quindi scelte mirate che sono frutte delle lotte che sono state fatte. Un esempio, la lotta fatta contro la sangrochimica, il petrolchimico che si voleva inserire nel sangro, ci ha permesso dopo di avere un insediamento produttivo di quello che abbiamo oggi.